ad un'altra bella, chiamiamola battaglia, perché sarà un'altra partita, visto che loro un po' di problemi li hanno. E poi vorrei aggiungere una cosa, per quanto riguarda la primavera, è tra le grandi d'Europa. Non che la prima squadra non lo sia, ma però guardando i settori giovanili, praticamente è tra le grandi d'Europa, avendo vinto, superato subito il turno. Volevo dire appunto una sua impressione anche su questo. Beh, insomma, l'Atalanta da sempre è stato un settore giovanile all'avanguardia, importante in Italia, anche per la qualità dei giocatori che sono sempre usciti da questo settore giovanile. In questo momento ha dei riscontri anche di risultati di squadra importanti, notevoli a livello europeo, quindi è una consacrazione ancora più grande. È chiaro che poi il settore giovanile è l'espressione, e poi oltre ai risultati è sicuramente ancora di più i giocatori che escono dai settori giovanili, e quello è poi la vera consacrazione. Ma l'Atalanta in questo è sempre stata quello che sarà, e i frutti anche di questi risultati si vedranno sicuramente nei prossimi anni, insomma, speriamo prima possibile. Domani è una partita, come hai detto giustamente, è una partita, si rientra nel campionato. Il campionato è sempre molto equilibrato, molto difficile, con partite tutte complicate. È chiaro, incontriamo una squadra che ha qualche problema di risultato ultimamente, però giocare a Bologna è sempre un campo difficile da superare, quindi andiamo sullo slancio di questa gara, dove dobbiamo essere bravi, di questa gara giocata in Champions, dove dobbiamo essere comunque bravi a rientrare un po' nel campionato, abbandonare un po' tutti quelli che sono stati gli elogi, che sono stati veramente tanti, e come succede spesso in queste situazioni, bisogna poi dopo resettare tutto e ripensare alla partita e prendere magari quello che c'è di positivo, soprattutto come slancio, come entusiasmo, e portarlo dentro anche al campionato. Questa è un po' la difficoltà, è quello che dobbiamo cercare di fare più veloce. Sapere due cose, mister. La prima, anche se il morale ovviamente è alle stelle, la squadra quanto è stanca dopo un viaggio così lungo, un ritorno così lungo, insomma, i giorni sono solo due alla fine della partita. E l'altra, come sta Ilicic e anche come sta il Papu, che so che ha avuto qualche problemino. La stanchezza non c'è, perché abbiamo dormito bene, quindi abbiamo recuperato. Non c'è bisogno di tantissimo tempo. Sotto quell'aspetto non è un problema. Sotto l'aspetto invece di qualche acciacco, è chiaro che questo tipo di partite ti lasciano qualche giocatore. È il caso di Gomez, è quello che preoccupa di più, perché Ilicic non c'è. E quindi lì almeno, però anche Ilicic sta recuperando abbastanza bene. Speriamo per la prossima col Milan che possa essere disponibile. C'è un po' più di fiducia per la prossima gara. È chiaro che quando succedono delle cose anche piccole, come poi però giochi tre partite in una settimana, non fai in tempo a recuperare. Col Milan speriamo di averlo. Invece il Papu è una forte contusione, che insomma, ieri era molto limitato, oggi va sicuramente meglio. E non so, vediamo, valutiamo un po' l'allenamento di oggi. È chiaro che questi tipi di infortuni recuperi abbastanza velocemente, però il tempo è veramente poco. Mister, buongiorno, le volevo chiedere, c'è stata una prestazione totalmente differente rispetto alle prime partite di Champions. Può essere un qualcosa in più per il campionato e per eventualmente per la corsa al quarto posto?
Io credo che noi ci siamo portati dietro, come abbiamo detto altre volte, questa esperienza della Champions, cioè stiamo portando dietro anche in campionato, e questo si è visto in tante partite. Poi dopo è evidente che giocare tante gare di fila non sempre riesce a fare risultato in tutte. Credo che più che le partite abbiamo pagato qualcosa magari per le assenze, soprattutto prolungate di Ilicic e di Zapata. Questo è quello che forse abbiamo lasciato qualcosa per strada, soprattutto su questo aspetto. La corsa al quarto posto non lo so, mi sembra non è proponibile in questo momento pensare, corriamo per fare il massimo, poi gli obiettivi verranno messi più avanti quando adesso mancano talmente tante giornate che al quarto posto, a parte le prime due che sono già oltre, la Lazio che sta facendo record in tutti i modi, quindi, e poi dopo tutte quante corrono per cercare di fare più punti possibile, questo non è il momento di dire o di porre degli obiettivi, si vedrà più avanti, adesso è il momento di cercare di fare il massimo ogni gara. Salve Ministro, una domanda semplicissima, adesso per gli ottavi, chi preferirebbe incontrare? C'è una squadra su una squadra fortissima, va bene, sono tutte fortissime, non so, un campo particolare dove vorrebbe giocare, non lo so. Questa è la domanda che ci facevamo anche prima dei sorteggi, no? Poi non abbiamo azzeccato uno. E se devo dire, sinceramente, in questo momento non ho voglia di pensare a questo. Ci penseremo sicuramente lunedì, perché se no ci sono sei variabili, e quindi da lunedì così risparmiamo anche tempo. Quello che sarà, ci concentreremo, incominceremo sicuramente a pensarci. Questo sicuramente sì, però adesso lasciamo che le cose vadano con il sorteggio, e come ho detto prima dobbiamo essere molto bravi invece a calarci nel campionato e a pensare al Bologna, perché nel campionato ci teniamo, e non nascondo che questa sbornia che abbiamo preso l'altra sera ci lascia ancora un po' storditi, però dobbiamo prendere lo slancio, dobbiamo prendere l'entusiasmo per buttarlo in campo domani pomeriggio, perché domani la realtà del campo poi dopo te la trovi tutta ad un colpo di fronte. Ecco, quelle difficoltà maggiori contro il Bologna, quali potrebbero essere? Loro hanno quasi sempre preso gol, per cui raramente, sì. Tolto che il pareggio col Genoa, che 0-0 così, però li hanno vinto con la Spal 1-0, però le altre hanno sempre preso, quantomeno da quel punto di vista, se gli fate gol potrebbe essere già un pochino a buon punto. No, vabbè, però il Bologna è un'ottima squadra, è un'ottima squadra che magari adesso ultimamente ha perso qualche risultato, soprattutto in casa, e magari, però ha fatto un girone di ritorno molto positivo l'anno scorso, con l'arrivo di Mihajlovic ha fatto dei risultati, quest'anno è partita sicuramente con ambizioni, oppure sullo slancio del finale dell'anno scorso. Ma il campionato italiano è questo, non è che ci abbiamo visto col Verona domenica scorsa quanto è stata dura la partita. È chiaro che noi siamo in un buon momento, indubbiamente. Abbiamo fiducia nel gioco, abbiamo in quello che proponiamo, riusciamo a esprimerci sempre bene, però ogni partita va giocata. Andiamo sicuramente a Bologna con l'intenzione di continuare di prolungare questo momento, però poi c'è l'avversario, e in questo momento il Bologna è comunque un avversario temibile, al di là della mancanza di risultati recenti. Mister, so che questa domanda non le farà molto piacere, perché cominciamo il tormentone del mercato, anche se mancano parecchio, però era solo, non tanto sui nomi, perché, però lei ha detto che praticamente qualcosa deve cambiare, perché Chiara ha detto che le dichiarazioni sue dell'altro giorno, e i tre ragazzi devono andare a farsi le ossa, quindi fuori questi, dentro altri, questo voglio dire.
No, ma adesso, oggi quanti abbiamo? 15, 16? Sì, no, mancano 14, 40 giorni. 14. No, però in prospettiva non tanto sui nomi, quanto sul fatto che se si escono dovranno rientrare. Guarda, noi intanto... Perché abbiamo la Coppa e la Champion. Sì, ma noi abbiamo comunque visto che non abbiamo bisogno di 28 giocatori o 25 giocatori. Noi abbiamo con 15 giocatori, 16 giocatori, chiaramente poi si completa la rosa, però è sufficiente anche per affrontare momenti di magari di assenza, no? come ci è capitato. Soprattutto anche in difesa abbiamo avuto anche lì le nostre assenze, ma le abbiamo sempre sopportate bene. Davanti un po' meno, perché secondo me eravamo un po' più scoperti, però siamo riusciti poi alla fine a sopperire abbastanza bene, anche se qualche punto l'abbiamo perso. Però voglio anche dire, se ti manca Ilicic e Zapata, voglio dire anche altre squadre, se gli mancano i due pezzi importanti davanti, qualche cosa pagano tutti. E a me non è che serva moltissimo, serve niente, serve, abbiamo possibilità, dipende sempre quale sarà poi l'ambizione, la strategia, le scelte che vuol fare la società, no? E questa è una cosa che riguarda soprattutto la proprietà, la società, qual è quello che vorrà fare. Io con la squadra sono abbastanza, diciamo, a posto. L'unica cosa che preoccupa sono, al limite, se si prolunga un infortunio di Zapata per 3 mesi, però questa è una cosa imprevedibile, che da un mese diventa 3 è una cosa imprevedibile, però speriamo che anche questo fatto poi termini, no? Finalmente. Adesso stiamo aspettando tutti la sosta come se fosse la sosta una settimana. Cioè, sembra che siamo fermi un mese e che si risolve tutto. Invece sarà poi solamente di una domenica, come quando c'è una sosta da nazionale, salti una partita, punto e basta. Quindi non è che farei molto affidamento su questo fatto che poi dopo si metta a posto tutto. Poi il mercato di solito inizia a gennaio, al 2 gennaio, ma se ne parla sempre al 31, come è stato il 31 agosto uguale. Quindi non ci sono particolari situazioni, dipende da quella che sarà l'ambizione della società e basta. Quindi dopo la festa nello spogliatoio non ha chiesto Ibra anche lei, il Bologna si è già tirato fuori. Quindi. Non lo so che doveva finire. Adesso ci sono tutte queste... No, noi siamo a posto così, quello che posso chiedere è... E di avere un po' di fortuna negli infortuni, che non siano mai così, però abbiamo visto che possiamo gestire benissimo anche le emergenze, e vanno solo completati un po' i tasselli, punto e basta. Poi dopo uno può decidere se investire su dei giovani, se portare avanti il settore giovanile. L'Atalanta ha 60 e più giocatori in giro, se vuole continuare a fare quel tipo di mercato, se vuole fare un altro tipo di mercato diverso, se vuole in Europa, in Italia, cioè è un mondo questo, eh? È un mondo, quindi non è che poi l'allenatore fa il suo. L'unica cosa che chiedo io è avere sempre delle rose ristrette, questo sì, hai meno problemi di gestione, se c'hai giocatori duttili ti danno tutto sempre. E crei sempre dei gruppi ben amalgamati, e quindi questo è quello che è importante. Buongiorno mister, questa impresa atalantina ha fatto il giro di tutta Europa, c'è un complimento, un elogio particolare anche da fuori Italia che l'ha colpita, e poi dalla bella impresa dell'Atalanta, la storia importantissima di Mihajlovic, insomma anche sotto questo profilo non è una partita come le altre, quella col Bologna di domani. Oh, è chiaro che la vicenda di Mihajlovic ha interessato tutto il mondo dello sport, direi, per come l'ha affrontata, per la sua capacità, per il coraggio. È un bel esempio per tutte le persone che sono veramente tante coinvolte magari in questo tipo di malattia, e lui è un bel esempio, e questo
non è solo per Bologna, ma un po' per di come uno sportivo possa dare anche della fiducia, degli slanci. Il fatto di vederlo in panchina è molto importante, di vederlo ritornare in panchina, di poter anche l'ego anche allenare, vuol dire che anche da queste situazioni si possono affrontare nel modo che l'ha affrontato lui e può dare anche una qualità, una fiducia, una speranza maggiore a chi ha di questi problemi. Complimenti. Allora, noi siamo molto felici, oltre che chiaramente per Bergamo, che è qualcosa di straordinario, però quando arrivano squadre come l'Atalanta a queste manifestazioni sembra sempre che ci arrivano e che debbano essere un problema per il famoso ranking per l'Italia, e noi siamo contenti di questo invece, di aver dato un contributo al calcio italiano. Siamo arrivati terzi l'anno scorso, temevamo di non dare un buon apporto, no? Invece anche in questo il passaggio del turno è comunque positivo per il nostro campionato, per le squadre che arriveranno. Due anni fa siamo arrivati quarti, non abbiamo potuto giocare la Champions perché c'erano solo 3 posti. Invece magari questi risultati, o questo risultato, anche quello chiaramente della Juve e del Napoli, che forse erano però più scontati, può essere un apporto anche per le prossime posizioni nel prossimo campionato. Questo per noi è un motivo di orgoglio, perché non era così, c'era sempre un po' che ci fa l'Atalanta in Champions, e quindi questo è una bella soddisfazione, oltre a quella chiaramente locale, che è fortissima.